Gaza, 80 anni per la ricostruzione. Israele, embargo turco e isolamento internazionale. Il fantasma ucraino si aggira per la Georgia. Norvegia, democrazia virtuale e salmoni sintetici. Approfondimento delle notizie, oggi in diretta alle 19.30, Levante. Cari amici, ormai da molti anni proviamo a disvelare tutte le menzogne che ci vengono raccontate costantemente e quotidianamente dai grandi mass media. Lo sappiamo, il cosiddetto mainstream ha una potenza enorme e può raccontarci tante belle favole, a cui però noi non crediamo quasi per niente più. Perché vogliamo un futuro nuovo, vogliamo un futuro diverso, vogliamo unire le nostre mani per continuare ad essere questa grande famiglia che già siamo. Soprattutto vogliamo non vivere più, vogliamo buttare a mare quel forte puzzo di compromesso di cui parlava Paolo Borsellino, quel compromesso che ha corroso le nostre istituzioni ma anche le nostre vite, perché oramai siamo invasi da un sistema criminale che addirittura ha distrutto la nostra Costituzione e ce l'ha portata via, per fare semplicemente un esempio. Caro amico, oggi il pubblico sei tu che ci guardi, sei tu che ci ascolti, sei tu che hai visto i nostri servizi dal mondo, sei tu che guardi ogni giorno la nostra agenda delle notizie, che certamente è terribile, non è facile, però sicuramente ti dà la sveglia, ci dà la sveglia insieme, e questo serve a qualcosa. Sei tu, pubblico, oggi il nostro unico mecenate. Sei tu la nostra libertà, la libertà quella veramente disvelata, perché la libertà senza verità non è assolutamente nulla. Quindi questa sera, prima di chiudere gli occhi stanchi dal lavoro, per chi ce l'ha un lavoro oggi, sentiti pure piccolo, perché effettivamente siamo tutti piccoli di fronte allo spettacolo della natura. Ma fai una scelta però, scegli di restare libero e scegli insieme a noi di fare qualcosa per salvare le nostre vite dalla follia di chi ci governa e dalla follia della guerra che oggi comanda il mondo. Ma scegli oggi però, perché domani, non lo so, è un po' troppo tardi forse. Oggi, solo oggi possiamo continuare a dotarci di una comune comprensione del mondo attraverso una sana, giusta, equa, corretta, soprattutto informazione. Perché senza una corretta informazione non ci potrà essere nessun ritorno all'umanità, nessun ritorno alla pace. Continueremo a vedere immagini assolutamente disumane, e quindi è veramente importante l'informazione. Perché, per esempio, perché nessuno in TV ha il coraggio di parlare delle nuove bombe B6112 che il Pentagono sta dislocando nel nostro territorio, ad Aviano come a Ghedi, e noi sappiamo che ogni singola bomba B6112 equivale a 4 bombe nucleari sganciate ad Hiroshima. Addirittura il New York Times, che ci dice una simile potenza non può far altro che aumentare la tentazione ad usarle. E qui in casa nostra, per poter usare queste bombe nucleari, esistono dei codici, e questi codici sono in mano esclusivamente al comando militare statunitense. Però le bombe, per essere sganciate, devono essere portate esclusivamente dagli aerei dell'aeronautica militare italiana. E allora la nostra sovranità dove è finita insieme alla nostra libertà? Non c'è. Se una sola di queste bombe esplodesse ad Aviano, esploderebbe tutto il nord Italia. E non c'è nessuno oggi in Parlamento che è disposto a chiedere la rimozione dal territorio nazionale italiano di tutte queste bombe nucleari. E io personalmente non voglio essere responsabile di questo sistema di morte, ma voglio fare qualcosa perché si riduca la mia collusione con questo sistema. Ed è per questo che la settimana scorsa vi ho chiesto 30.000 euro, perché noi siamo una piccola, piccolissima redazione, seppure una testata giornalistica composta da 4 giornalisti, 2 videomaker e una segreteria. Siamo volutamente piccoli perché, ripeto, sei tu
l'unico nostro mecenate. Non vogliamo pubblicità, noi vogliamo essere liberi perché dobbiamo offrirti questo tipo di informazione, perché dobbiamo salvarci insieme. Ci mancano 20.000 euro, ve ne ho chiesti 30.000, ce ne mancano 20.000. Qui sotto vedete il nostro IBAN, il nostro conto corrente, vedete il nostro codice di PayPal, il link, oppure andate nel nostro sito casadelsole.tv/sostienici, dateci una mano, perché state dando una mano a tutti quanti noi. Dobbiamo liberarci dal sistema di guerra, dobbiamo vincere tutti quanti insieme, dobbiamo restare umani. Grazie e aiutateci. Gaza, 80 anni per la ricostruzione. La distruzione causata dall'aggressione israeliana nella striscia di Gaza non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione nell'enclave palestinese potrebbe richiedere 80 anni e costare fino a 40 miliardi di dollari. Queste le parole del segretario generale aggiunto dell'ONU e direttore dell'ufficio regionale per gli Stati Arabi, Abdallah al-Dardari, secondo il quale gli attacchi israeliani hanno lasciato 37 milioni di tonnellate di macerie in tutta Gaza. Nel frattempo, l'esercito di Tel Aviv non si limita alla distruzione dell'ormai devastata striscia, compiendo l'ennesima scorribanda in territorio siriano. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Sana, almeno 8 soldati sono rimasti feriti per un attacco contro un edificio gestito dalle forze di sicurezza alla periferia della capitale Damasco. Come di consueto, il raid, avvenuto alle 22.50 di ieri 2 maggio, proveniva dalle alture di Golan occupate. Intanto, anche in Francia vengono bandite le manifestazioni studentesche pro-Palestina. Le forze di polizia francesi hanno trascinato fuori decine di studenti dall'università parigina Sciences Po, all'interno della quale era in corso un sit-in pacifico, mentre 6 studenti stavano iniziando uno sciopero della fame in solidarietà con le vittime palestinesi. La Sciences Po è un'università d'élite in Francia e annovera tra i suoi studenti illustri anche l'attuale presidente Emmanuel Macron. Israele. Embargo turco e isolamento internazionale. La rottura tra Israele e Turchia sta diventando ancora più irreparabile. Dopo la decisione turca di unirsi alla causa del Sudafrica accusando di genocidio il governo di Tel Aviv, ora Ankara fa sul serio anche a livello commerciale, annunciando la sospensione di tutti gli scambi commerciali. Scambi che, secondo quanto riporta Bloomberg, nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 6,3 miliardi. La minaccia di embargo ha scatenato le ire del governo Netanyahu, il cui ministro degli esteri, Israel Katz, ha accusato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di comportarsi come un dittatore, ignorando a suo dire gli interessi del popolo e degli uomini d'affari turchi. Tuttavia, la decisione di Ankara non è un fulmine a ciel sereno, visto che già il mese scorso il Ministero del Commercio turco, in risposta all'aggressione israeliana a Gaza, aveva annunciato il blocco delle esportazioni di 54 tipologie di beni verso Israele. Un paese sempre più isolato a livello internazionale, nonostante il sostegno senza se e senza ma da parte occidentale. Il presidente colombiano, Gustavo Petro, che ha definito un genocida il premier israeliano Netanyahu, è l'ultimo di una lunga serie a rompere le relazioni diplomatiche con Israele. Già l'ottobre scorso la Bolivia aveva interrotto le relazioni con Tel Aviv, seguita da Belize, Bahrain e Sudafrica. Ma la lista è lunga. Venezuela, Cuba, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita, oltre a diversi stati del Sahel africano, medio orientali e del sud asiatico, non hanno rapporti diplomatici con la cosiddetta unica democrazia del Medio Oriente. Anche la vicina Giordania ha ritirato l'ambasciatore in Israele, astenendosi però dal rompere definitivamente i rapporti. Il fantasma ucraino si aggira per la Georgia. In un clima sempre più infervorato, il Parlamento georgiano è riuscito ad approvare in seconda lettura il disegno di legge sugli agenti stranieri, che nelle ultime settimane ha portato migliaia di persone in piazza. La norma intende obbligare a iscriversi in un apposito registro quelle organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero. Per l'opposizione si tratta di una legge liberticida, volta a mettere a tacere la società civile.
Per il governo, invece, la norma intende semplicemente aumentare la trasparenza e soprattutto salvaguardare la sovranità della Georgia, impedendo che i capitali stranieri possano indirizzare il corso politico del paese. Ciò che la maggioranza teme è che a Tbilisi possa riprodursi una rivoluzione colorata sul modello ucraino, trainata cioè dall'Occidente per tramite di organizzazioni non governative, con una forte presenza sul territorio. Anche perché, avverte il presidente della Commissione Esteri, Nikolaos Samkaradze, nel paese sarebbero attualmente presenti circa 25.000 ONG, ovvero una ogni 148 abitanti, il 90% delle quali riceverebbe soldi proprio dall'estero. Un dispiegamento che, secondo il governo, sarebbe parte di un più grande progetto di guerra globale che intende usare la Georgia come testa d'ariete contro la Russia, facendo leva, ad esempio, sui diritti degli omosessuali o sulle critiche alla Chiesa ortodossa. Non a caso, Bruxelles, che lo scorso dicembre ha concesso all'ex Repubblica Sovietica lo status di candidato ufficiale, ha già dichiarato che la legge sugli agenti stranieri è incompatibile con i valori europei. Stesso identico messaggio a quello recapitato da Washington, al quale il primo ministro georgiano ha già risposto rifiutandosi di recarsi negli Stati Uniti per lanciare quello che nell'intenzione della Casa Bianca doveva essere un nuovo partenariato strategico con Tbilisi. Nel mentre, la situazione in piazza non fa che peggiorare ormai da diverse settimane, con strade bloccate, scontri violenti e decine di persone arrestate. Il centro della capitale è in buona parte paralizzato e qualche osservatore assicura che quelle di questi giorni potrebbero essere le più grandi manifestazioni di protesta mai registrate in Georgia. In Parlamento la situazione non è molto diversa. Il leader del Movimento Nazionale Unito ha parlato in aula con quattro denti rotti e il volto bendato, dopo aver denunciato di essere stato picchiato dalla polizia durante le proteste. Le risse fra i deputati sono all'ordine del giorno e diversi membri dell'opposizione sono stati espulsi dall'aula durante l'ultimo dibattito. Il disegno di legge dovrà adesso passare una terza lettura in aula prima di finire sul tavolo del presidente Salomé Zurabishvili, che pur opponendosi alla norma ha comunque invitato tutti alla calma. Per il capo di Stato il governo non dovrebbe essere spodestato adesso dalla piazza, ma il prossimo autunno dal voto nelle urne, sempre che non sopraggiunga la solita rivoluzione colorata a rendere superflue le elezioni parlamentari previste per il prossimo ottobre. Norvegia, democrazia virtuale e salmoni sintetici. Il tasso di mortalità dei salmoni norvegesi da allevamento è salito dal 16% del 2022 al 16,7% del 2023, confermando una tendenza consolidata da anni. Sono 62,7 milioni i pesci da allevamento morti nel 2023. Per l'industria ittica norvegese, che è il più grande produttore globale di salmone atlantico, si tratta della perdita di circa 2 miliardi di dollari di introiti. Sia in termini di numero e percentuale di mortalità, questi sono i dati più alti che abbiamo visto finora, ha detto Edgar Brun, direttore dell'Istituto Veterinario per la Pesca, Salute e Benessere dei Pesci. Ciò che emerge dalla stampa di settore è che l'autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha dichiarato di aver osservato anomalie nella metà degli allevamenti ittici ispezionati lo scorso anno, rilevando che, tra le altre cose, il pesce ferito o deformato era stato esportato in violazione delle normative nazionali. Stando alle organizzazioni animaliste e ambientaliste della Norvegia, l'aumento dei tassi di mortalità sono il risultato di una industrializzazione aggressiva, mentre il segretario di Stato presso il Ministero della Pesca ha difeso il comparto affermando che non tutti i produttori vedono lo stesso tasso di mortalità, sottolineando quindi che è possibile ridurlo. Non va meglio ai canadesi, la cui produzione di salmone d'allevamento è scesa da un picco di 148.000 tonnellate nel 2016 a 90.000 tonnellate nel 2023. Ma per il caso del Canada si tratta di una scelta politica operata nel 2020, quando sono stati chiusi numerosi allevamenti ittici della Columbia Britannica, ritirando le licenze di pesca a diverse aziende del paese. Secondo un recente rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, c'è un divario di 28 milioni di tonnellate tra la quantità di pesce desiderata dalla popolazione e quella che può essere fornita.
Con il pesce coltivato in laboratorio è possibile mantenere gli stessi benefici nutrizionali come gli omega, ma senza possibili allergeni, microplastiche e altre contaminazioni, ha affermato Seren Kell, responsabile scientifico e tecnologico del Good Food Institute. Viene fuori dal quotidiano britannico The Guardian che, guarda caso, avanza rapidamente la produzione di pesce da laboratorio, che, stando agli esperti, arriverà presto sulle nostre tavole. Nessun amo, rete o lenza. Basta una cellula per creare un trancio di salmone o delle polpette di tonno, garantiscono i tecnoallevatori. I pregiudizi contro gli alimenti prodotti con le cellule staminali sono ancora tanti, ma è solo questione di tempo. La tecnologia sta creando quello che per molti è il cibo del futuro, capace di ridurre l'impatto ambientale e tutelare gli animali, si legge sui media europei. Dal salmone controcorrente al transalmone contro natura. Il pranzo è servito.